Grazie, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare questo video sulla mia shoe collection, quindi sulla mia collezione di scarpe. Ma oggi in particolar modo vi farò vedere soltanto le scarpe super lusso, come dico io, quindi di brand molto high class e costosi. Negli anni, diciamo, ho accumulato parecchie scarpe di brand prestigiosi, nonostante, come ben sapete, la mia passione più grande sono sicuramente le borse, però diciamo che anche le scarpe non scherzano, quindi sono sicura che vi piacerà questa collection. E diversamente da come ho fatto in passato, oggi voglio farvele vedere tutte indossate le scarpe, quindi spero davvero che questo video vi piacerà. Vi mando un bacio grandissimo e vi lascio alla sfilata di scarpe, altrimenti questo video sarà veramente lunghissimo, prevedo. Quindi ciao, a dopo. Ok ragazzi, primo paio, queste, come potete vedere facilmente dalla suola rossa, sono delle Louboutin. Spero di averlo pronunciato bene. Io ci metto sempre un pezzetto di soletta in gomma anche sulle Louboutin. Ho un posto che le fa rosse, quindi stanno molto bene, non si vede tantissimo la differenza, altrimenti scivolano tantissimo. Queste sono abbastanza comode, anche se ovviamente se dovete farci una camminata lunghissima non saranno particolarmente adatte, però sono abbastanza comode tutto sommato per avere questo tacco. Altro paio di Louboutin, questi sono stivaletti invernali, come ben potete vedere sono super colorati e super morbidi, anche questi si contraddistinguono dalla suola rossa e il tacco è più basso rispetto alle décolleté che abbiamo appena visto. E ragazzi, questi sono comodissimi, sono gli stivali con il tacco più comodi al mondo, li adoro, è come non avere il tacco e sono veramente spaziali, mi piacciono un sacco, anche se non sono facilissimi da abbinare visto il fatto che sono super super colorati, però li adoro e sono meravigliosi. Poi passiamo alle sneakers, ve le sto facendo vedere un po' a random nel background, potete vedere Gatto Denver, la coda di Gatto Denver che sta entrando nella scarpiera. Queste sono delle sneakers di Gucci, sono molto particolari perché hanno una fila di perle lungo tutto l'esterno della suola e hanno invece ai lati la bandierina blu, rossa e bianca. Alcune scarpe Gucci hanno queste tre colorazioni, altre hanno invece il verde al posto del blu, non chiedetemi come mai. Poi altro paio di sneakers, queste sono di Valentino, le ho usate tantissimo e si può vedere, nonostante io abbia cercato di pulirle, si vede che sono stra usate, le adoro, sono comodissime, le uso ovviamente sia in estate che in inverno, un po' come tutte le sneakers. E la particolarità di queste scarpe è che sono borchiate, hanno queste borchie color platino, quindi è un po' una via di mezzo tra argento e oro. E hanno anche una fila di borchiette dietro sopra il tacco, sono molto molto belle, le uso tantissimo. Altre sneakers che uso molto, anche se un pochino meno rispetto a quelle che abbiamo visto poco fa, sono queste, sempre di Valentino. Queste ovviamente, lo sapete, è un debole per il colore rosa, il mio colore preferito, e quindi appena ho visto queste mi sono fiondata. Hanno la stessa particolarità delle borchiette in plastica bianca sopra il tacco, però per il resto sono molto diverse rispetto a quelle che abbiamo appena visto, anche queste comodissime. Poi altre sneakers, queste sono di Dior, dovrei usarle di più, vi dico la verità, perché non le uso abbastanza nonostante siano bellissime, ma secondo me sono un po' più adatte alla primavera, all'estate, perché sono in tela, anche se hanno appunto questa, sono tipo in raso rosa, ovviamente dovevo prenderle rosa. Poi passiamo a quest'altro paio di sneakers che in confronto alle altre sono gigantesche, queste sono di Balenciaga, le ho prese l'anno scorso e Balenciaga ha questa particolarità che c'è scritto il numero di scarpa davanti sulla punta, poi si può vedere il 40, cosa che non mi fa impazzire, devo dire la verità. Queste Balenciaga ragazzi sono le sneakers più comode che ho, sembra di camminare sulle nuvole, sono morbidissime, però sono anche parecchio grandi, quindi bisogna abituarsi. Poi passiamo a queste, sono di
Dior, queste o piacciono o non piacciono, non c'è una via di mezzo praticamente, e mi scuso per i miei talloni che non sono al massimo della forma, se potete vedere qualche screpolatura mi scuso tantissimo, però appunto devo sempre idratare tantissimo la zona dei talloni e nonostante ciò sono sempre parecchio secchi. Datemi consigli ragazzi, e amo queste scarpe anche se appunto visto che sono aperte posso indossarle soltanto quando fa più caldo, però le amo. Questi invece sono dei mocassini di Gucci. Come potete vedere sono laccati, quindi sono lucidi con la borchietta classica di Gucci davanti dorata, e questi li ho presi all'outlet di Gucci, tra l'altro super 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 scontati. Poi ballerine, vi dicevo che ve le sto facendo vedere molto a random, quindi salteremo da tacchi a sneakers a ballerine eccetera. Queste sono di Chanel e sono le prime ballerine di Chanel che ho comprato, non ne ho tantissime ma queste sono le prime, e sono appunto con la classica fantasia a quadri di Chanel, hanno il logo davanti, sono nere, molto semplici, le ho usate tantissimo in questi anni. Poi altro paio di mocassini, anche questi sono Gucci, questi li ho presi un paio d'anni fa, non li ho usati tantissimo purtroppo, anche perché in inverno fa troppo freddo, in estate fa troppo caldo, quindi sono da mezza stagione e non riesco ad indossarli quanto vorrei, ma li adoro perché il colore rosa che hanno secondo me è il rosa perfetto, anche questi hardware dorato. Poi altre ballerine, anche queste sono Chanel, queste si può vedere, le ho usate parecchio meno rispetto a quelle nere, perché quelle sono abbastanza disastrate. Nel frattempo gatta Stellina che passa tranquillamente nel background, salve, arrivederci con la sua grazia. E appunto sono bianche e nere, sono anche queste super super comode, io le straconsiglio e sì, le adoro. Poi altro paio di ballerine, queste come potete vedere hanno questi lacci in pelle con le borchie, queste sono di Miu Miu e so che non piacciono a nessuno perché ogni volta che ve le faccio vedere in qualche video ricevo un sacco di commenti che mi dicono sono orribili, quindi so che non piacciono tantissimo. A me personalmente con degli outfit particolari piacciono molto, hanno anche i nastrini a quadretti che si possono legare attorno alla caviglia e sì, o piacciono o si odiano, ma a me piacciono. Poi sandali, questi sono di Valentino, noterete che mi piacciono molto le calzature di Valentino, sono molto comode e di ottima qualità, questi infatti li ho almeno da 3 stagioni e sono perfetti, così come le sneakers. Anche questi altri sandali di Valentino sono leggermente diversi, però non sono uguali, avrete notato gli altri erano infradito, questi no, e appunto questi sono neri, stessa cosa, ce li ho da almeno 3 stagioni e sono perfetti. Poi ci sono le ballerine di Marc Jacobs, queste sono le famosissime Mouse Flats, le ballerine topolino, andavano di moda qualche anno fa, infatti ce le ho da tantissimo, le avevo prese ancora ad Amsterdam, le adoro, le avevo prese anche fucsia con le borchie, ma poi quelle le ho vendute perché non le indossavo mai. Queste invece continuo ad indossarle e la qualità è pazzesca, appunto le avrò almeno da 6 o 7 anni e sono perfette. Poi altro paio di scarpe, mi sto rendendo conto che ne ho molte, di Valentino. Queste sono delle ballerine meravigliose, non sono tanto comode purtroppo se ci fate i chilometri, ma sono bellissime da vedere, infatti voglio prenderle in altri colori. Il rosa scamosciato secondo me è del perfetto colore rosa, anche questo con le borchiette, sempre con hardware champagne, amo. Poi altro paio di, questi sono dei sandali, il tacco è parecchio alto e sono di Christian Dior, sono di Dior. Questi li ho presi a Cortina qualche anno fa, le ho usate pochissimo perché sono, li ho usati veramente poco perché sono scomodissimi, se vi devo dire la verità, sono super 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 scomodi e sì, li indosso solo per eventi particolari quando non devo camminare tantissimo. Poi altro paio di décolleté, queste sono di Gucci. E devo dire che queste sono molto molto comode rispetto ad altri tacchi che ho, sono proprio le classiche décolleté, però hanno questo dettaglio con le labbra davanti che secondo me le rendono molto più giovani e fresche. Altro paio, e penso che sia l'ultimo, di scarpe Valentino, queste sono simili alle ballerine che abbiamo visto poco fa, ovviamente queste però hanno il tacco.
I dettagli sono sempre, le borchiette sono sempre color champagne e sono nere con i laccetti nude. Poi passiamo, vi faccio vedere anche gli stivali che ho. Questi sono Highland, se non sbaglio, di Stuart Weitzman. Amo gli stivali di Stuart Weitzman. Gli stivali più belli sopra il ginocchio sono tutti di Stuart Weitzman. Sono molto, molto comodi questi e li amo perché sono alti. Mentre gli altri, vedrete, vi farò vedere tra poco, che dovrebbero stare sopra il ginocchio, a me stanno al ginocchio. Quindi questi mi piacciono perché secondo me sono dell'altezza giusta. Eccoli qui, questi non mi ricordo il nome, sono quelli che stanno proprio appena sopra al ginocchio, sempre Stuart Weitzman, di questo grigio, grigio scuro. Questi, come vi dicevo, non sono comodissimi, sia questi che quelli beige che vedrete tra poco non sono comodissimi, ma fanno sempre la loro figura. Eccoli qua, questi beige, li adoro, sono bellissimi da vedere ma non sono tanto comodi. Mi sono un po' pentita di non aver preso il tacco, quello un pochino più ampio, perché sarebbero stati molto più comodi da tenere su tutto il giorno, ma sono comunque meravigliosi. Poi ho quest'altro paio, questi se non sbaglio invece sono flat, sì esattamente, sono bassi, non hanno tacco e sono quindi comodissimi da poter usare anche tutto il giorno. E questi sono tra tutti gli stivali Stuart Weitzman che ho quelli che uso di più, perché appunto stanno bene con tutti gli outfit, quelli più eleganti, quelli più sportivi, e sono, ripeto, super comodi. Oh mio Dio, queste décolleté non sapevo nemmeno se inserirle oppure no, ragazzi, queste le avrò almeno da 8-9 anni, una roba del genere. Anche queste le avevo prese ad Amsterdam, e queste sono di Hugo Boss, sono fatte tutte in stoffa raso lucida nera e hanno invece sul tallone, le vedete queste perline nere, tutte sbrillucicose, quindi sono molto particolari come scarpe, però molto comode, e sono le uniche scarpe che ho di Hugo Boss. Questi invece sono, questo è un altro paio di stivaletti, sono simili a quelli colorati morbidosi che abbiamo visto prima, sempre di Louboutin, si possono riconoscere facilmente dalla suola rossa anche questi. Questi li utilizzo molto poco rispetto agli altri perché sono meno comodi, devo dire la verità, e poi fanno un po' questo effetto salsicciotto sul polpaccio, che già io ho i complessi sui polpacci, quindi figuratevi, ok? Poi questi sono di Gianvito Rossi, se non sbaglio, li ho presi l'anno scorso, non sono comodissimi, diciamo, ma nemmeno scomodi, quindi posso indossarli anche per diverse ore. Sono bellissimi, ragazzi. Questo marrone scamosciato sta bene con un sacco di outfit e li adoro, li sto usando tantissimo, specialmente ultimamente, quindi se me li vedete indossare su Instagram, eccetera, stivaletti marroni, sono loro. Poi questo è l'unico paio di Jimmy Choo che ho, perché tra i brand di scarpe preferisco Louboutin se devo scegliere. Questi però mi ricordo li avevo presi ancora ad Amsterdam sul sito Jimmy Choo in saldo al 50%, e sono bellissimi, sono molto comodi. Non li ho usati tantissimo perché sono particolari, però per un evento speciale sono top. E poi ci sono questi stivaletti alla caviglia di Gucci, questi appunto sono in pelle, quindi sono molto caldi e hanno questa particolarità delle borchiette dorate sulla punta. E questi li ho presi invece a Trieste. Mi piacciono un sacco, anche se non sono comodissimi, ma insomma lo sappiamo, le scarpe con il tacco non sono sempre comode, però ragazzi sono bellissime e questi mi piacciono un sacco. Ok ragazzi, questa era la mia collezione di scarpe super lusso. Come al solito mi dimentico sempre di dirlo, mi ricordo alla fine del video, ma mettete like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se non volete perdere gli altri video e attivate la campanella così vi arriva la notifica quando ne carico di nuovi. Quindi noi ci vediamo domani ragazzi alle 17:30, mia family, vi voglio bene, vi mando un bacio enorme e vi abbraccio forte 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 forte. Forte forte. Ok, a domani. Ciao.